Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Liturgia della parola di oggi, questa domenica quindicesima del tempo ordinario, fa iniziare il capitolo 13 del Vangelo di Matteo. E già da adesso l'invito a un momento di silenzio, di pausa, di prendere in mano il Vangelo di Matteo e di leggerlo tutto, intero, completamente, non come si legge un giornale, ma come la parola di Dio, quindi una lettura meditata, una lettura profonda, ripetuta. Oggi iniziamo, dicevo, questo capitolo 13 con la parabola famosa del seminatore, questo seminatore, cioè il Signore che semina abbondantemente dappertutto. Poi ci rifletteremo insieme. Ma fin da adesso vogliamo ringraziare il Signore che continua a seminare. E ha seminato anche in questa famiglia di Aldo e Lucia, che sono qui questa mattina con noi a fare festa, per 50 anni di matrimonio. Non sono pochi, eh? E sono ancora insieme e si vogliono bene nonostante le difficoltà che avrete anche voi passato, come tutte le coppie di questo mondo. E allora chiediamo il perdono dei nostri peccati, e chiediamo soprattutto al Signore di continuare, nonostante i nostri dubbi, le nostre incertezze e qualche volta anche le nostre sordità, forti sordità, continuare a seminare nei nostri cuori la Sua parola. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria. Amen.
pace in terra agli uomini animati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo è Santo, Tu solo è Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del Tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Preghiamo grazie a Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, le bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu sei buono, Signore, e perdoni. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
l'ardente aspettativa della creazione, infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova lui alla vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla ed egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi,
e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Questa è una delle domeniche impegnative perché non si sa da dove cominciare. Tanto abbondante è la parola di Dio. Anche la seconda lettura meriterebbe un approfondimento. E allora comincio con una provocazione. Ci fermeremo sul testo del Vangelo di Matteo che è appena stato proclamato. C'è qualcuno tra di voi che a casa ha un testo di spiegazione del Vangelo di Matteo? Non mi hanno pagato, ma andate a prendervene uno, in una libreria. È un commento al Vangelo di Matteo, perché durante la settimana è possibile ritornare su questo testo e cercare di capire ciò che non è sempre facile poter dire in 5 minuti o 10 minuti. E quindi è importante come cristiani non vivere soltanto di rendita, ma approfondire quello che ascoltiamo. Allora io tento soltanto di dirvi alcune cose, ma tante non le posso dire perché il tempo non è a mia disposizione. Cominciamo con questa domanda che i discepoli fanno a Gesù. Perché parli loro in parabole? Questa domanda mi dice che forse avrebbero preferito che Gesù non parlasse in parabole, ma parlasse con un discorso esplicito. Forse è anche il nostro desiderio di avere tutto inquadrato e tutto chiaro in modo tale da poterci trovare sempre a nostro agio. E invece Gesù suscita sempre la nostra libertà, la nostra responsabilità, cioè la nostra risposta a queste sue parole. Perché dunque Gesù parla in parabole? Perché Gesù vuol parlare del regno di Dio e il regno di Dio non è qualcosa che si lasci definire una volta per sempre. Come si fa a racchiudere l'amore nei nostri concetti, nelle nostre parole? Perché questo è il punto. Il regno di Dio è questa proposta dell'amore che Dio ha fatto a tutta l'umanità attraverso la forma concreta dell'incarnazione del suo Figlio morto, risorto, asceso dal cielo, che ha mandato il suo Spirito. E questo è il regno di Dio da accogliere, la sua parola. E allora non vuole definire Gesù
che cos'è il regno di Dio, ma dice è come. È una similitudine, un'immagine, che l'immagine ci porta oltre la parola stretta che possiamo dire o possiamo ascoltare. Perché Gesù parla in parabole? C'è anche un'altra ragione, mi sembra di capire. L'ho già detta, ma la ripeto. Gesù vuole lasciarci la libertà e la gioia di scoprire che il racconto non si ferma soltanto alle parole, ma ci rimanda sempre a qualche cosa che tocca particolarmente la nostra vita. E allora, ecco un'altra suggestione da accogliere, da fare nostra. A volte noi ascoltiamo queste parole di Dio durante la liturgia della domenica come se fossero una realtà che tocca tutti indistintamente, e questo è vero, ma personalmente non mi sento coinvolto, ed è esattamente il contrario. Non c'è nessuno di noi qui dentro che ha un cammino di fede uguale a quello dell'altro, nessuno, anche se siete sposati da 50 anni, anche per voi vale la stessa cosa. Nessuno di noi ha un cammino di fede uguale all'altro, e quindi questa parola ci arriva sempre con una novità, che è la mia vita, il mio percorso, i miei sì, i miei no, i miei dubbi, le mie difficoltà, le mie gioie, i miei entusiasmi. Ognuno di noi ha una sua storia personale e ci arriva per suscitare la nostra libertà. Gesù non ama vincolarci con un catalogo di precetti, ma invitarci ad un'avventura conoscitiva in cui saremo noi a capire dove ci troviamo, come rispondiamo. La parabola, ogni parabola, è come una suggestione musicale in cui contano non soltanto le note, ma anche i toni, i timbri, gli accordi, i vari registri. Il maestro Luca ha suonato con uno spartito davanti, ma se dovessi suonarlo io, quello spartito, lo suonerei in modo diverso. Perché? Perché le note sono quelle, ma lo stile, la scelta dei registri dell'organo potrebbero essere diversi, sono diversi. Questo è il regno di Dio. Lo spartito è già stato detto, già stato costruito dalla vita di Gesù, da quello che ascoltiamo di domenica in domenica, ma quando lo dobbiamo interpretare noi, ognuno lo deve interpretare secondo appunto la propria storia e la propria risposta di libertà. Allora proviamo velocissimamente a riflettere su questa parabola del seminatore. Allora, fermiamo l'attenzione prima sul seminatore, poi sul terreno e poi sul seme. Tre cose. Partiamo dal seminatore. Non so se avete notato, ma non ha un grande spazio nel racconto il seminatore. Lo si ricorda all'inizio e subito scompare. Basta però quel poco che viene detto per fare di lui la figura centrale. Non per niente, se andate a prendere tantissime edizioni della Bibbia, troverete sempre questo titolo, la parabola del seminatore. Qualche volta si dice anche la parabola del seme gettato dal seme, ma sostanzialmente si dice la parabola del seminatore. Quindi è al centro dell'attenzione il seminatore. Ed è un seminatore pazzo, perché nessun contadino, anch'io ho un po' di esperienza in questo, nessun contadino farebbe quello che fa lui, cioè seminare il seme abbondantemente da tutte le parti. E questo è il paradosso della parabola. Nessuno si comporterebbe come lui, perché il buon contadino prima prepara il terreno e poi butta il seme su quel pezzo di terreno preparato. Se c'è un altro pezzo non preparato, si ferma e dice qui basta. Non l'ho arato bene, non l'ho sistemato. Il seminatore del Vangelo non fa questo, ma semina abbondantemente dappertutto. Perché? Perché non è un contadino qualsiasi.
perché è Dio. E Dio continua a seminare abbondantemente su tutti i terreni, sui nostri terreni, che non sono sempre gli stessi. Dio semina largamente, generosamente, a destra e a sinistra, non calcola. Ha un'abbondanza di seme che gli consente di fare questo. La parola di Dio è talmente forte, è talmente abbondante, che non viene data in parte, viene data completamente, continuamente, totalmente. È un Dio generoso che arriva a sprecare addirittura quella parola, quel seme, con una ostinazione impenitente. Lasciatemi dire questo, anche se è un po' forte. Dio è fatto così. Nessuno lo potrebbe cambiare, nessuno potrebbe convertirlo al nostro buon senso, perché la sua proposta è una proposta di salvezza, non di buon senso. Poi abbiamo il terreno. Gesù era un osservatore. Se ricordate, il Vangelo è pieno di queste immagini, perché Gesù osservava tutto. Osservava i campi, osservava la natura, osservava gli uomini, le persone. Aveva una capacità di introiezione incredibile. Aveva uno sguardo che solo Dio può avere. E osservava tutto. E i terreni che aveva sotto gli occhi a Nazareth, dove si muoveva, erano così. Erano pieni di sassi, c'erano i rovi. E non era facile trovare terra buona. Diversi tipi di terreno fanno pensare alle diverse disposizioni nei confronti della parola, del seme di Dio. Ma non dobbiamo dividere le persone in categorie separate, come se gli uni fossero solo terreno sassoso, altro terreno pieno di rovi e altri ancora solo terra buona. Noi siamo tutti questi terreni. La nostra fiducia sta nel fatto che Dio non si stanca, come vi dicevo, di seminare, sognando la buona terra che dia il 100 per 1. E questa fiducia deve diventare responsabilità. È un sogno quello di Dio che non possiamo mai tradire. E poi infine il seme. Certo, è il punto focale di questa liturgia, se si pensa che anche nella prima lettura che abbiamo ascoltato, il profeta Isaia ci dice la forza della parola di Dio. Abbiamo sentito come la pioggia scende, non ritorna senza aver compiuto quello per cui è stata mandata, come la pioggia e la neve, ci è stato ricordato. È vero. La parabola, ci sono 3 casi su 4 in cui il seme sembra perduto, ma c'è il centuplo, il 100 per 1, e ancora un messaggio di fiducia. Quando ero ragazzo rimanevo molto colpito dalla spiegazione del mio parroco, che era un buon predicatore. Però il mio parroco tendeva sempre a portare la nostra attenzione, la nostra di ragazzi e della gente che ascoltava la messa, che partecipava alla messa, sempre sul terreno buono. Diceva, dobbiamo diventare terreno buono perché la parola di Dio deve fruttificare dentro di noi. Sì, è vero, questo è vero, ma lo stupore non è la produzione del 100, del 60 e del 30 per 1. Lo stupore nasce dal fatto che il Signore continua a seminare anche sulla mia strada, continui a seminare anche tra i miei rovi, continui a seminare nonostante i miei sassi. Questo è lo stupore della parabola. Allora, Signore, noi siamo tutti di volta in volta strada, sassi, spine, ma anche terra fertile, buona. Liberaci dalla potenza del male che tenta di annullare la forza del seme della tua parola. Fortifica la nostra volontà quando emozioni fuggevoli, incostanze, fragilità rendono meno efficace la seduzione della tua parola. Donaci di vincere le resistenze che poniamo a questa tua parola che ascoltiamo ogni domenica,
donaci di vincere queste resistenze quando soprattutto sopraggiungono le preoccupazioni del mondo o siamo ingannati dalle ricchezze di questo mondo, sedotti dal piacere di questo mondo, dalle vanità dell'apparire in questo mondo. Donaci soprattutto una cosa, la certezza che tu non ti stanchi mai di seminare. Tu semini sempre, anche quando facciamo finta di non accorgercene. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, facciamoci voce di tutta la Chiesa e del mondo intero. Diciamo con fede, ascolta, o Padre, la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Per la Chiesa, semini largamente, con coraggio e pazienza, la parola di Dio che guarisce, converte e incoraggia. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Per i governanti delle nazioni, lavorino per il bene dell'ordine sociale, assicurando ai loro popoli una vita tranquilla e dignitosa. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Per la nostra assemblea eucaristica, porti frutti abbondanti di giustizia e di pace, edificando la civiltà dell'amore. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Preghiamo anche per Aldo e Lucia, per i loro 50 anni di matrimonio, insieme con la loro famiglia, i loro figli. Ma pregando per loro vorrei aggiungere un'altra intenzione. Tante volte nelle nostre famiglie ci scoraggiamo perché pur seminando seme buono non nascono i frutti che desidereremmo. Quante volte mi capita di incontrare genitori in questa situazione. Allora, preghiamo il Signore perché non ci faccia scoraggiare in queste situazioni. Semina, 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 non ti stancare. I frutti non sempre vengono quando decidiamo noi, ma quando seminiamo bene, cioè seminiamo con gratuità, con abbondanza, con totalità, prima o dopo i frutti ritornano. Io sono testimone che tante volte mi è capitato di incontrare persone anziane
che mi hanno detto: io sono ritornato alla fede dopo tanti anni perché i miei genitori hanno seminato in me il seme buono della parola di Dio. Con questa certezza fermiamoci qualche istante, chiediamo anche noi la stessa cosa. Padre, che sei misericordia, accogli la nostra umile preghiera e rendici come Maria terreno buono, perché la tua parola prenda corpo nella nostra vita, per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica e le sofferenze di ogni giorno, possiamo offrire a Dio il nostro sacrificio a Lui gradito. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Guarda, oh Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, in questo giorno di festa, perché ci hai convocato qui nella Tua casa. Oggi la Tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel Tuo riposo. Allora noi vedremo il Tuo volto e loderemo senza fine la Tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della Tua gloria. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Padri Benedetto, Giovanni Gualberto, Santa Umiltà e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza della parola ascoltata, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvo. Thank you.
Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la vostra fede e la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ancora auguri a questi nostri sposi. Non è da tutti arrivare a 50 anni e quindi dobbiamo fare festa. Oggi è la Madonna del Carmine, del Carmelo, quindi finiamo questa celebrazione con i Regina Cieli. Regina Cieli, le cari.